Siamo sulla passerella che attraversa la zona umida del Mareschi, dove c'è il ponte che supera il canale Naviglia, canale che è emissario del Lago Grande e fa defluire le acque del lago verso la Dora Riparia. È un ambito di particolare pregio naturalistico perché ci sono diversi habitat e specie tutelati da direttive europee e quindi un'area sensibile e vulnerabile per la presenza appunto di questi habitat e di queste specie. Però questo canale periodicamente ha la necessità di essere gestito con degli interventi di manutenzione per rimuovere materiale che si accumula lungo l'alveo. In particolare questo materiale su cui abbiamo lavorato in questo periodo è rappresentato da tronchi che durante le piene vengono trasportati o fuori dalle acque che fuoriescono dal lago o cadono direttamente in acqua dalla vegetazione che è sfondale. È materiale che si è arenato sul fondo del canale e quindi crea delle situazioni di rallentamento al deflusso delle acque. Abbiamo operato con personale dell'ente, per i nostri operai e personale di vigilanza, in parte operando dalla sponda, in parte attraverso l'imbarcazione, in modo tale che abbiamo avuto la possibilità di agganciare questi tronchi depositati sul fondo e con un verricello appositamente acquistato per questo intervento li abbiamo portati sulla sponda, sezionati e allontanati in modo che le acque non li riportino all'interno del canale. Questo intervento è stato fatto in un modo così manuale per evitare l'ingresso di mezzi d'opera che avrebbero sicuramente creato dei problemi a questi habitat presenti all'interno questa zona, perché anche un piccolo escavatore comunque per raggiungere il canale ha necessità di aprire dei varchi significativi per poter passare in un ambiente boscato e epipeologico ricco e pieno di canneti. Quindi l'attività che è stata svolta anche in questo periodo dell'anno, perché su questo canale si può lavorare in condizioni molto limitate perché il suolo è l'area è normalmente allagata, il suolo non è portante e quindi bisogna aspettare quando fa freddo che il terreno geli e quando c'è l'acqua molto bassa. Per cui si è lavorato dalla sponda, percorrendo la sponda del canale a piedi e trasportando questo verricello lungo la sponda per ancorare i tronchi e portarli fuori. Sono stati tirati fuori dei tronchi significativamente grossi, anche perché se c'erano pioppi, sicuramente derivano da pioppi che hanno parecchi anni, che si sono arenati lungo il canale. L'attrezzatura che abbiamo acquistato per questo intervento ci permetterà negli anni futuri di fare degli interventi ripetuti in modo tale da garantire sempre questo deflusso più regolare.